L'episodio che state per vedere l'ho appena finito di registrare. Il problema è solo uno: non mi ha preso l'audio del microfono. Perché? Non lo so, non c'è un motivo. A volte si leva da solo. Non me lo faceva più da un sacco di tempo. E stavolta l'ha rifatto. Io non ci ho fatto caso perché non ho quasi mai guardato lo schermo di là per vedere se era tutto a posto. Dico tanto è tutto a posto, invece no. Comunque sì, i due duelli di oggi non li voglio rifare perché ho fatto delle giocate belle. Due giocate, non so perché, sono andate male. Ho giocato due carte per sbaglio, ma quella è una stupidaggine. Però ho evocato mostri stupendi, ho fatto delle belle giocate, pensate, ragionate, e il mio lavoro è andato a farsi benedire. Quindi, che faccio? Andiamo a vedere insieme quello che ho fatto. È una maniera un po' diversa di vedere questi duelli, ma ehi, che devo fare? Purtroppo oggi va così. Che poi all'inizio di questo video stavo dicendo: mi piace sempre giocare Yu-Gi-Oh! Quando inizio a giocare mi diverto, poi succede qualcosa di male nei duelli e quindi mi arrabbio subito. Ed oggi, ovviamente, la cosa più brutta è che l'audio non è stato registrato, ma. A conti fatti, poi sono stati duelli anche veloci. Ho vinto in maniera abbastanza veloce, però ho fatto delle belle giocate, ci ho ragionato, non è che l'ho fatte a caso. Però mi dispiace molto questa cosa. Ad ogni modo, inizia lui. Io qui avevo Silent Mining in mano e ho detto: ah, ho quei due Suri che posso evocare specialmente a primo turno con una piccola giocata di destrezza. Quindi che ho fatto? Ho pescato la carta, ho visto chi era, ho detto: sai che c'è, facciamo un po' Silent Mining. Mi prendo un mostro scartando una carta, tutti quanti Salamagna. Però vedo Segretaria di Backup che mi intriga parecchio. Dico: ma se prendo Segretaria di Backup, tanto gli altri sono Cyberso, posso evocarla specialmente. Tre mostri in campo, primo turno, posso fare un'evocazione Link con i fiocchi. Ed è quello che decido di fare. Scarto il falco, mi evoco un Salamagna Suri. Ne evoco un altro perché è l'evocazione normale che posso fare a primo turno, quella era speciale. Segretaria di backup, anche lei tramite evocazione speciale. E andiamo a giocarci il Link che si trova nell'extra deck. Decido di evocare Salamagna Lince Pira perché ha un effetto devastante e poi posso comunque giocarmela subito per evocare un altro mostro Salamagna. Qui ne basta uno. Andava bene anche Segretaria di Backup, quindi che ho pensato? Evoco Lince Pira, l'effetto non è male, però la sacrifico subito per evocare un'altra volta Link e appunto giocarmi un mostro Link più forte di quello che potevo fare normalmente, che era solo Lupo Luce Solare. Quindi è stata una bella giocata da parte mia. Ora qui arriva l'errore. Perché che ho fatto? Ho pescato il santuario e ho detto: vabbè, la gioco subito. Il problema è che sto gioco ti scambia le carte quando le peschi. Quindi per sbaglio ho premuto sull'artiglio Salamagna e l'ho dovuto giocare per forza. Questo è stato un errore. Non so perché qua non si può annullare se per sbaglio attivi una carta. Vabbè, ho detto: vabbè, mettiamola lo stesso, andrà al cimitero subito. Chi se ne avvantaggia? Andiamo, attiviamo anche Santuario Salamagna e poi andiamo a vedere nell'extra deck quello che posso giocare. E c'era un mostro in particolare che mi ha solleticato il palato. Ed è Salamagna Leocaldo. Ha un effetto interessante Salamagna Leocaldo. Molto, molto interessante. Però vedremo più in là quello che ho voluto fare poi. Comunque sia, ora quando lo evoco posso scegliere di distruggere una carta magia o trappola sul terreno dell'avversario. Incazzatissimo, bravissimo. Però non decido di distruggere quella equipaggiata, ma quella coperta, perché è importante una carta coperta, chissà cosa può mai essere, quindi decido di distruggere quella. Inoltre interessante è l'effetto che dice: posso sacrificare Salamagna Leocaldo per evocare un altro Salamagna Leocaldo. Ma lo vedremo più in là. A questo punto scouto un attimo il mio avversario per vedere se ha carte che possono contrastarmi. Non ha niente per difendersi, quindi attacco e distruggo il suo mostro. E insomma, un po' di life point iniziano a calare. Lui gioca coperto in difesa, non ha altre carte, io pesco e me la cillo. Evoco anche qua Salamagna Rotante che volevo mettere coperto, ma per sbaglio l'ho evocato. E niente. Pensavo di aver scelto coperto in difesa, invece l'ho messo in attacco. Tra l'altro qui attaccavo col mostro più forte i mostri che metteva in difesa perché, come dico sempre, non si sa mai quello che può tenere coperto. Il deck di vento è diverso da quello che ho giocato io la prima volta, quindi ovviamente non sapevo cosa poteva avere coperto.
perché i deck quando li giochi tu fanno schifo, quando li gioca l'avversario sono strapotenti. Comunque, andiamo avanti, vediamo cosa ci riserva il futuro. Salamagna Gazzella, questa volta la volevo evocare. Dico, tanto che ci sto, attacchiamo di prepotenza e vediamo che possiamo fare. Tra l'altro si attiva spesso l'effetto, o meglio, si attiva il prompt di attivare l'effetto di Santuario Salamagna. Ovvero, riducendo a zero l'attacco del mostro attaccante, puoi caricarti life point del suo attacco. No. Non lo voglio fare, non voglio attaccare con 0, però caricandomi life point di 1000 o 1500 o quello che è. Non ne vale la pena. Oh, a sto punto ho giocato una carta che non mi piaceva per niente. Ok? Il Link che evoca ora. È una giocata furba la sua, perché dice: ah, scarto un mostro bestia alata e mi aumento l'attacco del mostro che mi attacca. Quindi sarebbe arrivato a 4300 come niente. Ed è qui che arriva la giocata. Si attiva l'effetto di Salamagna l'Incepira. Qui è iniziato la vera bella giocata. Non mi distrugge niente e prendo 1000 life point di danno. Ora, mi sono letto l'effetto e ho detto: cacchio, questo qui mi distrugge. Come faccio? Può farne solo uno. Ma va benissimo, turno dopo ci ripensiamo. E no, ho controllato l'extra deck e ho fatto la giocata della vita. Che per quelli che giocano Yu-Gi-Oh! Da una vita è normale, ma io che non lo giocavo da tanto tempo, ho detto, sai, una bella giocata, voglio farla. Decido quindi di evocare Stallone Miraggio, la cosa migliore che potessi fare in questo duello. Inoltre attivo anche il suo effetto, che era molto interessante. Staccando un materiale, potevo evocare specialmente un Salamagna in difesa dal deck sul terreno. Avevo un bel po' di mostri tra cui scegliere, ma uno valeva l'altro a questo punto, e vi spiego anche il perché. Cosa faccio? Quando Stallone Miraggio viene mandato dal terreno al cimitero, posso scegliere come bersaglio un mostro sul terreno e farlo tornare in mano. Evoco un lupo luce solare usando Stallone Miraggio e il mostro appena evocato, che era Salamagna Falco. Il mostro dell'avversario torna in mano, attacco diretto e vinco. 4100 punti di danno precisi. Ah, tra l'altro sì, mi sono ripreso l'artiglio grazie all'effetto, ma nulla di che. Attivo l'effetto di Stallone Miraggio, attacco e vinco. Bellissimo, una giocata degna di un pro di Yu-Gi-Oh! Che non sarei io. Questa è la giocata che faccio una volta nella vita, poi non le faccio più. Eccoli qua. Bellissimo. Non potevo chiedere di meglio. E vinco il duello con scioltezza. Molto preciso. Poi c'era il duello contro la ragazza blu qui. Mi ha fatto davvero penare per un paio di duelli perché evocava, specialmente prima ha evocato 14 mostri in un turno. Io sono uscito fuori di testa, ma il terzo duello ho fatto proprio il finimondo. Ho evocato una carta che non pensavo di riuscire ad evocare dopo che l'ho vista nell'extra deck. È andata benissimo. Qua avevo le polimerizzazioni, potevo giocarmele. Ho sprecato controllamente qui perché volevo un attimo capire se potevo fondere come avevo in mente io. Ecco, qui ho sbagliato a giocare. Dovevo giocare prima il mostro, evocarlo e poi dopo evocare i segnamostri, che potevo comunque sacrificare per evocare un mostro oscurità dall'extra deck, dato che tutti quanti i mostri che ho sono oscuri. Ma mi sono sbagliato. Elysium invocato. Capite a me. Questa carta è davvero devastante. Anche se ne ho evocata ancora una migliore prima, ma ci arriveremo. Potevo prendere il controllo di un mostro dell'avversario con controllamente. Ed è qui che ho sbagliato. È qui che ho sbagliato pensando erroneamente di poter usare il mostro dell'avversario come materiale. A quanto pare l'evocazione tramite fusioni è un'evocazione speciale, ma il materiale conta come tributo. Quindi controllamente l'ho letteralmente sprecata. Infatti qui avevo Alistair, ho detto, beh, facciamo la prova, male che va, non posso farlo. Ho un altro controllamente e lo userò dopo. Ed infatti non potevo farlo. Oh, e qui l'avversario gioca Shocktopus. Gioco ancora controllamente. E chi mi prendo? Shocktopus. E lo metto in campo. Cosa faccio a sto giro? Evoco Alistair. E attivo il suo effetto. Posso prendere invocazione dal deck e aggiungerla alla mano e, amici miei, utilizzarla per evocare tutto quello che voglio. Anche grazie alle carte dell'avversario. Oh, Cocito invocato, che ha un effetto devastante. Può attaccare stando in difesa. Vai, Shocktopus.
e Alistair l'invocatore e via. E qui ho capito che usare materiali per evocazione tramite fusione non è un tributo. A meno che la carta non mi ha bypassato l'effetto di controllamente. Qui ho detto ho 1800 d'attacco, mi conta l'attacco, anche sto in difesa, va benissimo. Non mi crea problemi. Lui non ha mostri con più di 2500, fanciulla blu, e dico quindi, o almeno da quello che ho visto, e dico, me la chillo, mi sto tranquillo, se poi magari dovessi pescare un altro Alistair, posso usare la carta come posso attivare l'effetto rapido e aumentarmi l'attacco di 1000 e quindi fare il bello e cattivo tempo. Però vediamo come procede il duello, perché a questo punto non sapevo, magari dico vabbè, vinco, magari vinco, chi lo sa. Vediamo. A questo punto la fanciulla blu che fa? Inizia a evocare, evoca tutti i suoi link e fa il casotto, perde mezz'ora, quindi andiamo avanti veloce. Poi che fa? Tributo torrenziale. Ma si non è che si è fregata da sola. Mister Stallone viene distrutto, a me non distrugge nulla perché non sono soggetto agli effetti delle carte. E ho pescato un altro Alistair l'invocatore e qua dico, ma ragazzi, ma è stupendo, Alistair l'invocatore, wow, fuori di testa, oh, è fatta. Ma quando devo distruggerle il mostro, se lo evoca con 2005, mi gioco Alistair e tanti cari saluti. E ora tocca a fanciulla blu. Quando il tuo avversario vede che hai un mostro che può distruggere, evoca di tutto per poterlo fare, ovvero distruggerti il mostro. Non ho mai capito questa mania del computer di distruggerti i mostri a tutti i costi. Boh, non l'ho proprio mai capita. Inoltre, quando il computer vede che gli rimangono una manciata di life points e non può fare nulla per difendersi, potrebbe anche abbandonare il duello. Magari pensano quelli che sviluppano il gioco, ma non c'è gusto per giocatore se l'avversario abbandona il duello. Ma guarda, a me andrebbe bene comunque. Cioè, ce la sbrighiamo prima alla fine. Però, loro hanno ben altro in mente. Dicono no, il giocatore deve vincere a tutti i costi. Intanto lei si evoca anemone corallo. Beh, grazie, è un anemone e anche un corallo, ovvio. Sì, qua c'è Mister Stellone che aumenta la potenza dei mostri tipo acqua. Lei attacca, vuole distruggermi il mostro. Va bene. Ha evocato Marincipessa Roccia Marmoria, che è un bel mostro, tutto sommato. E qui il mio occhio si posa su Super Polimerizzazione. E penso, posso prendere mostri da qualsiasi parte del campo? Ma non è che posso evocare un mostro abbastanza interessante? Però per il momento attacchiamo. Magari il turno dopo ci penso, se dovesse giocare qualcos'altro di interessante. E qui lei che fa? Mi inganna. Io dico no, volevo solo distruggerle il mostro, invece mi ha ingannato, non posso distruggerglielo. A meno che Super Polimerizzazione è una carta rapida. La gioco e come? Scarto. E gioco Elysium invocato. Non vuoi farti distruggere il mostro? E allora te lo sacrifico, cara. Ed evoco i campi Elisei. Praticamente un mondo. Eccolo qua, bello come il sole. In attacco. E via. Let's go. Attacchiamo, 3200 punti danno. Io quando l'ho evocato non ci potevo credere, ero troppo contento. Dico, ma com'è possibile che io riesca a giocare queste carte? Eppure ci sono riuscito. Meno 800 life points. Cara, potevi anche arrenderti qui. Invece no, ha continuato a giocare, ha messo in difesa. Vai a capire perché. Ovviamente gioca in difesa perché non può fare altro. E penso che ci siamo allora a questo punto. Controlla mente, che attivo, le prendo il mostro coperto che è Madre Grizzly, se non sbaglio. Cioè, non è che non ecco, Madre Grizzly, sì, non mi ricordavo bene il nome italiano. E via, Elysium invocato e tanti cari saluti. Bello, mi è piaciuto vincere in questa maniera. Ad ogni modo, amici, per questo video è andata così. Le prossime volte
Io butto sempre l'occhio durante la registrazione se tutto è preciso. Comunque sia, mancano solo 9 duelli, 4 episodi massimo, 5, e si conclude la serie. Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione tutti quanti i link utili, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!